Anche i commercianti di Modica, intenzionati ad alzare la testa e a ribellarsi all'ultimo DPCM del Premier Conte che con chiusure anticipate alle 18 distrugge ogni speranza di ripresa economica, chi, dopo l'ultimo lockdown di primavera, aveva fatto di tutto per riaprire la propria attività e guardare con speranza verso il futuro, titolari di attività commerciali, bar, ristoranti, palestre, piscine in primis, che dal nord al sud sono scesi in strada per far sentire la propria voce, proteste arrivate fino a giugno giorni scorsi a smuovere la città di Vittoria e per effetto domino arrivano a far discutere gli stessi commercianti di Modica riuniti ieri in un primo incontro interlocutorio. Oggi la richiesta di autorizzazione in questura e martedì sera la manifestazione già fissata in piazza Matteotti confermata quindi l'intenzione sempre crescente di riunirsi in piazza per far sentire la propria voce. Una protesta pacifica e allo stesso tempo legittima e indispensabile perché così affermano non potrà a andare avanti. Molte attività modicane rischiano la chiusura definitiva e per questo si sta discutendo di incontrarsi in piazza Matteotti dove martedì, dalle 20 in poi, si formerà un corteo che attraverso Corso Umberto probabilmente si fermerà a Palazzo San Domenico. Alla protesta non è esclusa la partecipazione di altri titolari di attività commerciali provenienti dai comuni limitrofi. A Modica, martedì prossimo, ribadiscono gli organizzatori, si svolgerà una protesta pacifica ma con il chiaro intento di far emergere tutti il malessere di questi giorni. Quello di manifestare un diritto sancito dalla Costituzione, ma occorre farlo nei termini di legge per far sì che le proteste avvengano entro i confini della legalità. È quanto ha dichiarato lo stesso Gaetano D'Amico, segretario provinciale del sindacato autonomo di polizia, che interviene sulle numerose manifestazioni spontanee che i ristoratori, i commercianti e cittadini stanno organizzando anche in provincia di Ragusa contro le restrizioni imposte dal DPCM. Generalmente, queste manifestazioni di protesta raccolgono adesioni attraverso i social, così le persone si radunano nei luoghi stabiliti, ma molte volte lo fanno senza chiedere le dovute autorizzazioni alle questure. Appello quello del sindacato autonomo della polizia, già condiviso dai manifestanti modicani, che proprio in mattinata hanno presentato approssima richiesta, già accolta in questura.